Wunderwaffe, le armi miracolo del Terzo Reich. Molti di noi conosceranno questa parola per un motivo valido. Naturalmente Black Ops 2 Zombie. Iniziamo! Il cannone sonico. Durante i primi anni del 1940, gli ingegneri tedeschi svilupparono un'arma che poteva scuotere letteralmente una persona dall'interno. Questa consisteva in una grande camera di combustione a gas metano che conduceva a due grandi riflettori parabolici. La sua funzione era quella di trasformare una miscela di gas, metano e ossigeno, generata da dei tubi nella camera di combustione in, indovinate, rumore, causando vertigini e nausea, facendo vibrare le ossa dell'orecchio medio e scuotendo il fluido cocleare all'interno dell'orecchio, causando la morte della povera vittima in meno di un minuto. Il progetto però non fu mai messo in pratica, per fortuna. E passiamo al numero 4, il cannone solare. Teoricamente sarebbe dovuto essere un'arma orbitale in grado di concentrare un raggio di luce solare sulla Terra, e tutto grazie a un enorme specchio concavo montato su un satellite. Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di scienziati tedeschi iniziò ad espandere l'idea del fisico tedesco Hermann Oberth, ovvero quella di sviluppare una stazione spaziale che avrebbe ospitato lo specchio. Gli scienziati calcolarono che un enorme riflettore fatto di sodio metallico e con un'area di 9 km quadrati avrebbe potuto produrre abbastanza calore e focalizzarlo per far bollire un oceano o bruciare una città. E secondo quanto affermato dagli stessi scienziati, per completare questo progetto sarebbero serviti circa 100 anni, e infatti non fu mai fatto. Una ficata assurda, ma no. E passiamo sul podio con la medaglia di bronzo, con un razzo che, se giocate ai videogiochi, conoscete molto bene. V2. Definito inizialmente da Hitler come solo un proiettile d'artiglieria con lunga gittata e un costo enorme, è stato il primo missile balistico guidato a lungo raggio al mondo. Questo utilizzava un carburante a etanolo liquido estremamente potente. Questo razzo veniva lanciato verticalmente sulla sezione attiva della traiettoria. Poi entrava in azione un sistema di controllo giroscopico autonomo, dotato di un meccanismo di programma e di strumenti per la misurazione della velocità. Dopo l'inizio della discesa, il razzo si muoveva ad altissima velocità, fino a penetrare diversi metri sotto il livello del suolo, per poi esplodere. Quando queste armi furono scatenate su Londra nel 1944, causarono quasi 10.000 vittime. Ora immaginate di essere a Londra nel 1944 e sorseggiare il vostro buonissimo tè, quando all'improvviso vi arriva un missile sulla testa. Andiamo al secondo posto del podio, il cannone Whirlwind. È stato concepito dal dottor Mario Zippermeier. Probabilmente all'anagrafe avevano finito i nomi tedeschi, ed era uno scienziato austriaco. Questo cannone era in grado di creare uragani artificiali per scagliarli contro gli aerei nemici. Questi vortici pressurizzati erano diretti da ugelli appositamente progettati che facevano uso di esplosioni generati nella camera di combustione del cannone. Le correnti di vortice avrebbero dovuto abbattere gli aerei con un colpo. Il modello del cannone era stato testato con scudi di legno e a distanza di 200 metri, facendoli volare a pezzi con successo. Proprio per questo fu messo in produzione per intero. Furono costruiti un totale di 2 cannoni, però non risultarono sufficientemente efficaci rispetto al test dei modelli, e Zippermeier non riuscì a completarne lo sviluppo a causa della fine della guerra. Insomma, perché far cadere solamente i draghi con un fustero da... Facciamo cadere anche gli aerei! Al primo posto, T-Glock, la campana nazista. Il progetto inizia con il nome in codice Kronos e aveva la più alta classe di segretezza. Si dice assomigliasse ad una campana, composta da un metallo sconosciuto, larga 2,7 metri e alta 4. Questa conteneva due cilindri controrotanti che si diceva contenessero un liquido metallico chiamato Xerum 525. Una volta attivata, questa emetterebbe fortissime radiazioni, mettendo fuori uso ogni tipo di apparecchiatura elettrica e uccidendo ogni essere vivente, disintegrando in frazioni il liquido nei loro corpi, compreso il sangue. La principale fonte di informazioni su quest'arma miracolosa è considerata Igor Witkowski, un giornalista polacco che ha affermato di aver letto di questo progetto nelle trascrizioni segrete del KGB, i cui agenti hanno raccolto la testimonianza dell'ufficiale delle SS, Jakob Sporenberg.
Secondo quanto riferito, molti scienziati sono morti orribilmente durante i test iniziali. Din don! Oh, sei morto. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questa top 5, che è stata veramente molto ambigua. Vi ricordo di seguirci su TikTok e anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video.